Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata affronteremo il problema teorico e poi pratico della formulazione di una strategia prepper. Punto 1. Definizione ed analisi prepper. Punto 2. Formulazione della mappa dei rischi. 3. Definizione di più strategie prepper. Infine, punto 4, concretizzazione di due esempi pratici. Il podcast è molto lungo e complesso, non andiamo a perdere ulteriore tempo. Le catastrofi naturali sono eventi appunto naturali che detonano producendo effetti negativi che coinvolgono gli esseri umani. Ad esempio, uragani, cicloni, tornado, eruzioni vulcaniche, maremoti, terremoti, alluvioni, slavine, valanghe, frane, incendi naturali, caduta di bolidi e meteoriti ed altri eventi simili. Le catastrofi umane invece sono tutti eventi che derivano, diciamo, dalla interazione negativa e distruttiva tra persone, possono essere di vario genere. Guerre, bombardamenti convenzionali, bombardamenti atomici, bombardamenti chimici, esplosioni atomiche, attentati terroristici di vario genere, incendi dolosi, scontri urbani e flashpoint, rivoluzioni, guerre civili, pulizie etniche, invasioni, epidemie batteriologiche, eccetera. Gli eventi non terminali sono catastrofi naturali o umane in cui entro 24 ore dall'evento giungono ai malcapitati aiuti dall'esterno. Gli eventi terminali sono catastrofi naturali o umane in cui non giungono aiuti dall'esterno. Pianificare strategie per eventi terminali è obiettivamente una perdita di tempo. Pianificare strategie prepper per eventi non terminali è invece tutta un'altra storia. Uragani, cicloni, maremoti, alluvioni. La scelta più logica è 1. Chiudere la propria casa e fuggire altrove, oppure restare tappati in casa per evitare saccheggi. La scelta della cosa giusta da fare dipende da specifici vostri fattori. Quanto siete distanti dal mare, quanto siete distanti da foci di fiumi o corsi d'acqua, a che piano ovviamente vivete. Potete permettervi di restare in casa senza acqua potabile, senza elettricità, senza telefono, senza internet? Rispondere a queste domande vi permetterà di scegliere la migliore strategia giusta per la vostra personale condizione. Slavine, valanghe, frane, incendi naturali. Quanto la vostra casa è esposta a questi rischi? Se vivrete, come la maggioranza delle persone, in città o metropoli, o comunque in zone altamente urbanizzate, tali tipi di rischi sono praticamente quasi inesistenti. Caduta di bolidi e meteoriti sono eventi rari, ma possono accadere. Se la dimensione degli oggetti non è catastrofica da determinare l'estinzione del genere umano, in genere il contesto che si creerà nella zona colpita sarà uno scenario simile ad un terremoto. La soluzione migliore in questi casi di limitati impatti di bolidi e meteoriti, essendo, diciamo, stati allertati in tempo dalle autorità, la migliore soluzione è fuggire via. Trombe marine, tornado, eruzioni vulcaniche, terremoti. L'Italia è un paese ad alto rischio terremoto, eruzioni vulcaniche, e il clima sta però anche cambiando, che vuol dire che tornado e trombe marine iniziano a fare capolino anche in Italia. Qual è la strategia migliore? Sicuramente fuggire via da eruzioni vulcaniche e terremoti, mentre nel caso di trombe marine e tornado probabilmente restare chiusi in casa di cemento armato è una soluzione migliore a quella di fuggire via, finendo poi intrappolati all'aperto in una coda automobilistica generata da panico irrazionale. Guerre, bombardamenti convenzionali, bombardamenti atomici, esplosioni chimiche,
esplosioni atomiche, rivoluzioni, guerre civili, pulizie etniche, invasioni, sono tutti eventi nefasti che causano profughi, in quanto la soluzione più intuitiva per i civili è appunto quella di fuggire via. Attentati terroristici di vario genere, incendi dolosi, scontri urbani, flashpoint invece solitamente impongono dalle autorità un coprifuoco e la migliore strategia consiste nel restare tappati in casa in modo da non intralciare le forze dell'ordine che per le strade pattuglieranno e combatteranno per riportare quanto prima la pace e la tranquillità. Epidemie batteriologiche, un rischio ampio e profondo, difficile da essere fronteggiato, ci possono essere epidemie che si diffondono nel cibo o nell'acqua. Non mangiare cibo crudo o eliminare alcuni tipi di alimenti, usare prodotti liofilizzati o discatolati potrebbero essere facili soluzioni. Sanificare l'acqua potrebbe essere un altro sistema per tutelarsi in caso di epidemie o attacchi terroristici specifici. Le più complicate da gestire sono le epidemie che si trasmettono via contatti umani nell'aria, come si è ben visto nel caso della triste epidemia di coronavirus. Mascherine FFP1, FFP2, FFP3 sono dotazioni indispensabili, assieme alla maniacale sanificazione delle mani, facendo sempre attenzione a mantenere almeno 2 o 3 metri di distanza fisica. Altri tipi di epidemie si diffondono con rapporti umani più stretti ed intimi, per i quali è necessario astenersi dai rapporti sessuali con infetti, oppure addirittura è meglio fuggire via da zone infette se le autorità lo permettessero. Una volta che avete risposto a tutte queste domande sui rischi, per ogni caso specifico avendo identificato la migliore strategia da eseguire in relazione anche alla vostra situazione personale, avrete creato la mappa prepper delle strategie possibili. Raggruppate le strategie comuni con eventi catastrofici che necessitano delle stesse strategie, per cui dopo aver raggruppato tutte le strategie all'incirca avrete più o meno 3 grandi classi di strategie annesse a cluster di eventi non terminali. Allontanarsi temporaneamente dalla vostra abitazione restando tuttavia in una sua stretta prossimità. Identificate qual è il vostro extraction point, un luogo sicuro dove le autorità potranno raggiungere rapidamente per portare soccorso. Fuggire via allontanandosi in modo rilevante o definitivo dalla vostra abitazione. Definite qual è il luogo geografico che sarà il vostro extraction point. Selezionate uno o due luoghi sicuri dove le autorità potranno portare soccorso. Oppure scegliete un luogo appartato dove potrete rifugiarvi per 24 ore, da cui potrete ripartire per il vostro domicilio dopo che nelle 24 ore successive saranno giunti soccorsi dall'esterno presso la zona colpita. Infine, restare chiusi in casa nella vostra abitazione oppure in una sua porzione o di una sua pertinenza se ritenuta sufficientemente sicura. In questo caso dovrete accumulare scorte di cibo, acqua, medicinali, generici, batterie, radio ricetrasmettenti in modo da poter trascorrere per 24 ore in tranquillità in caso di eventi nefasti. Nei primi 2 casi potrete pensare di comprarvi un roulotte, un caravan, un furgone, un'auto oppure una tenda, andando a creare appunto un bug out bag. Se vorrete sempre mantenervi in caso di eventi imponderabili la possibilità di camminare a piedi allontanandovi dalla zona colpita per raggiungere il vostro extraction point, dovete sapere che esiste un trade-off tra rischi e peso, ossia dotazioni del bug out bag. Se assemblate un bug out bag dovete fare sempre molta attenzione al peso del sacco, che dovrà rimanere il più trasportabile possibile. Dovete contemperare quali rischi gestire con l'equipaggiamento e quali altri ignorare per alleggerire il peso del vostro bug out bag. I piani di fuga. Quando
diciamo, dovete contemplare l'esistenza di almeno due vie di fuga e con i relativi percorsi per raggiungere appunto l'extraction point, uno o più di uno, e ovviamente questi dovranno rimanere segreti, cioè non ditelo a nessuno. Inoltre, in sede di pianificazione dovete anche contemplare sempre l'ipotesi che per cause imponderabili a priori potreste essere spossessati ad esempio del vostro concetto di bug out bag. Se avete optato per un orologio, per un caravan, per un furgone, per un'auto, per una tenda o anche per un semplice bug out bag, dovete contemplare l'ipotesi che per qualche ragione in una situazione di emergenza potreste finire per essere praticamente spossessati proprio di quello che più vi occorre. Per questo dovrete affiancare al concetto di bug out bag il concetto di emergency escape kit, ossia un backup molto più leggero e con una dotazione diversa e minimale del bug out bag. Sia che decidiate di creare un magazzino strategico denso di risorse, che sia fisso oppure ambulante come potrebbe essere ad esempio un caravan, oppure che formuliate diciamo una lista in relazione a un bag out bag con una serie di stazioni minimali, in ogni caso le risorse hanno sempre una scadenza d'uso e vi dovete ricordare di gestire le scadenze di queste risorse rinnovandole. Quindi dovete sempre aggiornare il vostro concetto di bug out bag facendo la lista delle cose da rinnovare, da cambiare o sostituire, onde evitare di trovarvi in caso di reale necessità poi con una dotazione inutilizzabile, ad esempio per risorse scadute o già consumate. Esistono infinite liste di bug out bag ed emergency escape kit e quant'altro. Potete prendere ispirazione da queste liste, ma l'importante è che, a mio avviso, assembliate il vostro concetto personalissimo di bug out bag in modo razionale e coerente rispetto alla pianificazione prepper che avete precedentemente effettuato appunto con l'analisi a tavolino. Questo in relazione alla vostra posizione geografica, alla vostra condizione familiare, condizione sanitaria, forma fisica, età e quant'altro. Andiamo a fare due esempi concreti in modo molto rapido. Se io abitassi a Messina, indubbiamente mi porrei il problema di un super mega terremoto e anche di un maremoto, dato che la storia ci insegna che nel passato di eventi nefasti di questo tipo indubbiamente ce ne sono stati ed anche parecchi. Quindi, oltre ad avere eventualmente una struttura, una casa antisismica, in ogni caso mi organizzerei con un caravan o comunque una tenda o comunque un bug out bag posto nella macchina in modo tale da cercare di poterlo raggiungere prima che iniziasse il terremoto, o comunque parcheggiare il mezzo in un posto lontano dalla città in modo da raggiungere a piedi, qualora uno fosse diciamo sopravvissuto al terremoto, per raggiungere a piedi appunto il caravan o la roulotte, dove ovviamente uno avrebbe indubbiamente stivato una serie di risorse di emergenza per poter reggere nelle prime 24 ore. Se io abitassi a Firenze, indubbiamente mi porrei il problema del rischio di un'alluvione, dato che a livello storico di eventi di tal genere se ne ricordano e non è stato fatto niente per quanto riguarda il corso del fiume Arno a monte di Firenze. Indubbiamente comprare un caravan o una roulotte non sarebbe una buona idea, dato che macchine e quant'altro probabilmente finirebbero diciamo immerse sott'acqua o portate via. Quindi in questo caso sarebbe più opportuno o restare in casa qualora uno abitasse ai piani alti, oppure trovare il sistema di evadere, quindi comprarsi un gommone gonfiabile o qualche cosa di modo tale da poter
lasciare l'abitazione in modo sicuro, quindi un gommone potrebbe praticamente, o un grosso canotto potrebbe essere una soluzione da tenere presente per raggiungere ad esempio un posto sicuro più rialzato. E spero che questa lunga chiacchierata vi sia restata utile. Un saluto, ciao, alla prossima.